È gratuita ed è a disposizione di tutti coloro che usano smartphone e tablet per navigare online. Stiamo parlando di My Monterrandone, la nuova applicazione dedicata al comune piceno che è liberamente scaricabile da App Store e Google Play. Un assistente virtuale che una volta scaricato sul proprio dispositivo consente di consultare testi, immagini, audioguide sui beni artistici e culturali, sugli itinerari turistici e sugli eventi e le manifestazioni locali, fornendo anche un'importante vetrina per hotel, ristoranti, cantine, produttori di tipicità. L'ente pubblico BIM Tronto, bacino imbrifero del fiume Tronto, ha finanziato la realizzazione di My Monterrandone all'interno di un progetto che doterà di un'applicazione dedicata anche gli altri comuni consorziati. My Monterrandone, dunque, è il banco di prova del progetto. Il comune di Monterrandone, infatti, si è fatto trovare pronto e ha meritato così la palma di primo comune della rete BIM a vedere pubblicata online la propria app. Non resta dunque che scaricare e usare l'applicazione, pensata per essere uno strumento di informazione sia per i turisti sia per chi vive nel Piceno. Inoltre, poiché tutto nel web è sempre perfettibile, è previsto che My Monterrandone venga arricchita e migliorata dai feedback degli utenti. Che è la mappa georeferenziata, quindi che succede? Che l'utente cliccando sopra non poi al punto di interesse gli comparirà il museo civico o la chiesa di San Niccolò, oppure questo è diciamo, il museo di San Giacomo, a seconda della distanza dove si trova. L'applicazione è una risposta in effetti concreta, pratica, a quelle che sono le istanze degli utenti che visitano il nostro territorio. Noi,